Io dico che è difficile pure fare la maionese se la si fa con sedetta, quindi bisogna fare molta attenzione, attenzione a quello che si dice, attenzione alle fonti, attenzione ad avere grande rispetto per la storia di cui si parla, per le persone, per i vivi e per i morti, ecco, per le vittime e per quelli che sono indicati come colpevoli. Quindi bisogna parlarne con molta... Poi tutto è difficile e tutto è facilissimo, bisogna vedere la competenza con cui si fa, insomma, tutto qui. Quindi, per quanto riguarda il suo intervento, ci può anticipare già qualcosa? Si arrabbierebbe moltissimo il mio interlocutore, insomma, chi mi farà le domande, insomma, anche perché insomma so di cosa parleremo, però insomma preferisco che chi gestisce l'intervento sia lui poi a dare delle indicazioni. E, diciamo, sempre in merito anche al programma di cui lei si occupa, Storie Maledette, qual è una storia che magari l'ha colpita di più di quelle che le ha lasciato più il segno? Se... Devo dirti che ci diamo tutto perché siamo con lì, sì, quindi grazie. Pretendo che tu me lo dia. E tutte le storie mi attraversano, insomma. Quindi io tutto quello che vedo, sento, tutto quello di cui mi occupo, io lo faccio come se mi appartenesse, insomma. Logicamente è chiaro che quella distanza che io sembra che io prenda dalla storia è soltanto un distacco professionale, insomma, le storie mi attraversano, insomma. Quindi tutte le storie, quindi non vorrei fare una graduatoria e non vorrei dare una gioia. Ci sono storie che mi hanno segnato nel profondo di più, certamente, come la mamma che ha ammazzato il bambino. Poi ho riscritto la storia del delitto Pasolini, insomma, quindi ci sono storie che hanno delle tappe, ecco, non so, c'è il collezionista Manoressi, che nella quale da storia è stato tratto uno dei film di successo di Matteo Garrone, insomma, però ecco, non vorrei fare una classifica, ci sono storie che logicamente che soprattutto chi mi segue più ricorda, insomma, quindi che fanno parte della cronaca, ma fanno parte, sono tratti della storia italiana. Anche, sì, italiana. Va bene.